Signori, è l'ora della verità. Se neanche il salvataggio spagnolo ci salva, siamo fritti. Un saluto vitaminico dal vostro Sergantis e bentornati in questo nuovo episodio di Final Fantasy VII del 1997, la Perfect Run. Mi scuso se gli episodi non sono ultimamente seriali e ben organizzati, ma come avete visto sulla Tab Community in altri momenti ho avuto qualche problema. Detto questo, avevamo visto nello scorso episodio quel momento terrificante che era stato onestamente molto intenso, quindi con la morte di Aerith, e adesso ci stavamo dirigendo verso le terre a nord, verso Icicle Lodge, e sto approfittando anche di per combattere un pochettino, perché volevo cercare di prendere già un caro Bnut nel caso avessimo fortuna. Caro Bnut che poi ci servirà per l'accoppiamento dei Chocobo, però non mi sembra di aver trovato niente, quindi continuo verso l'Icicle Lodge, che è questa zona qua. E qua, ragazzi, ci saranno dei momenti abbastanza un paio abbastanza frustranti e un paio molto belli. Allora, jumping. Direi che il conigliato saluta parecchio. Poi potremmo rubare un caro Bnut una seconda volta, ma comunque qui dai Vlacorados c'è la possibilità di rubare dei caro Bnut, dei caro Bnat, quindi delle noci di Carob. Benvenuti ad Icicle Lodge, una forse l'unica cittadina innevata di tutto Final Fantasy VII. Ah, qua è Lin, e dovrebbe esserci anche negozio di armi, forse no. Mio piccolo si è fatto male appena siamo arrivati, non dovevo regalargli quello snowboard. Guardate che bello è questo snowboard. Ah, volevo. Senza analogico è complesso. Guarda la mappa. Questa è la mappa dell'Icicle Lodge che dobbiamo ottenere da conto. E l'abbiamo presa. In più abbiamo delle proteine e un vaccino. Gatti ovunque. Sai che il maestro è uno scalatore molto esperto? Dicono che conosca ogni angolo del grande ghiacciaio. Mio marito è partito 20 anni fa e non è ancora tornato. Dovrebbe trovarsi alle pendici della rupe di Gaia. Il posto è segnato sulla mappa. Mappa che abbiamo appena preso. È praticamente impossibile raggiungere l'estremo nord senza una mappa. E infatti qua continuano a dire: ehi, sei in gamba, infatti l'hai presa. Continuano a dire: prendi la mappa. Ed è giusto prendere la mappa, sennò davvero l'orientamento è molto 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 complesso. Comunque io sono rimbambito, perché questa qua è il negozio di armi. No, svegliati, abbiamo un cliente. Allora, dovremmo avere la possibilità di comprare delle armi più forti, quindi tipo l'Organix, Dragon Claw, micro laser. La compriamo lo stesso, anche se siamo un po' a corto di soldi. Red Megaphone, Lariat. Prendiamo Lariat e prendiamo Red. Non possiamo prendere Red. Prendiamo non vale niente. Niente, teniamo così per ora. Poi metteremo più avanti. Ci avanzano anche degli slot per delle materie. E magari un distruzione lo teniamo lì. Distruzione lo teniamo, un Magic Plus. Metto cose un po' così a caso adesso. Non sto, ripeto, come ho detto un sacco di volte, non sto tirando una conformazione ottimale per ora. Continuiamo a esplorare. Ragazzi, questo è un posto estremamente importante. Come vedete,
è un laboratorio. Non so se vi ricordate, se c'era stato qualche flashback, ora io a volte confondo. Ma possiamo guardare un video. La crisi originale. Camera pronta. Che ne dici, Falna? Parliamo dei Cetra? 2000 anni fa i nostri antenati, i Cetra, udirono il pianto disperato del pianeta. I primi a scoprire la ferita del pianeta furono proprio i Cetra, che vivevano a Knowles Pole. Allora, Falna, dov'è il luogo detto Knowles Pole? Knowles Pole si trovava in questa zona. I Cetra iniziarono a leggere il pianeta. Falna, cosa vuol dire leggere il pianeta? Non so come spiegarlo, è come avere una sorta di conversazione con il pianeta. Scoprimmo che una cosa caduta dal cielo lo aveva gravemente ferito. Migliaia di Cetra si unirono per tentare di guarire il pianeta, ma l'entità della ferita era tale che il pianeta aveva bisogno di molti anni per poter guarire. Gli antichi, voglio dire i Cetra, avevano il potere di guarire il pianeta? No, non ne avevano il potere, ma sapevano usare la forza vitale rilasciata dagli esseri viventi. I Cetra coltivarono disperatamente la terra per consentire al pianeta di recuperare l'energia. Persino qui, così vicini alla North Cave, la neve non si scioglie mai. Ritieni sia la causa dell'energia rilasciata dal pianeta per guarire la ferita? Ma l'energia necessaria a guarire il pianeta è in aridi territori. Fu allora che il pianeta cercò di convincere i Cetra a lasciare Knowles Pole. Va bene, Falna, facciamo una pausa. No, sto bene, quando i Cetra furono pronti a lasciare la terra che amavano, fu allora che si rivelò tra noi. Apparve come le nostre madri, come i nostri fratelli morti, mostrandoci ombre del passato. Chi è che apparve ai pressi della North Cave? A chi e cosa ti riferisci? Manifestò colui che aveva ferito il pianeta, o meglio, la crisi del cielo, come veniva chiamato. Da prima si finse nostro amico, ingannandoci. In seguito, ci infettò col virus. I Cetra vennero colpiti da un virus ed impazzirono, trasformandosi in mostri. Poi, come aveva fatto a Knowles Pole, si infiltrò nella città dei Cetra, diffondendo il virus. Sei così pallida, meglio riposarsi. Sta parlando di quello che ha distrutto i Cetra. Cosa ha distrutto i Cetra? Cos'è un weapon? Ifanna, sai qualcosa della cosa chiamata weapon? Sì, professore. Quella che lei scambiò per un Cetra si chiamava Genova. Era lei la crisi dal cielo. Il pianeta sapeva di voler distruggere la crisi dal cielo, perché vede, finché Genova sarà in vita, il pianeta non riuscirà mai a guarire del tutto. Crediamo sia un'arma che il pianeta produce spontaneamente, giusto? Sì, in ogni caso, non esiste alcuna prova che Weapon sia mai stata usata. I pochi Cetra che sopravvissero batterono a Genova e la confinarono. Il pianeta generò Weapon, ma non ebbe necessità di usarlo. Così, Weapon non esiste più sul pianeta? Weapon non sparisce, resta in stasi in qualche luogo sul pianeta. Anche se Genova è confinata, un giorno potrebbe risvegliarsi alla vita. Il pianeta non è ancora guarito completamente, controllava Genova. Dov'è la Weapon? Non saprei, non riesco a sentire con chiarezza la voce del pianeta. I tempi sono così cambiati, credo che il pianeta sia conscio di tutto ciò. Grazie, Falna, è tutto per oggi. Le Weapon, ragazzi, ne affronteremo più avanti il discorso Weapon, si vedranno più avanti. Confidenziale. Mia figlia 10 giorni dopo la nascita. E qua scopriamo un po' di cose. Cosa stai facendo, professore? Cioè, tesoro, volevo girare un video, ma la telecamera non funziona. Perché prendi la telecamera? C'è forse qualcosa di cui non ti ho ancora parlato? No, non è per quello, volevo riprendere la bambina. Quando dorme il suo viso sembra quello di un angelo. Prima dobbiamo trovarlo un nome, il video può aspettare. Ho già trovato il nome, visto che è una femmina la chiameremo Eris. Ti piace? Sei davvero uno scemo. Ma Eris è un bel nome. Proprio un bel nome, considerando che è venuto da quella testaccia vuota. Ah, giusto, il videotape. Quindi, ragazzi, Aeris è la figlia di Gast e i Falna. Cosa? Un altro video? Non fai altro che video. Ti prego, non parlare così. La nostra amata figlia, solo tua e mia? Non vuoi che registri la sua infanzia su di un nastro? Se continui a viziarla così, non sarà mai forte abbastanza. Aeris è diversa da tutti gli altri bambini. Mi chiedo quale destino gli riserva il futuro. Non parlare in questo modo, io proteggerò te e Eris a qualsiasi costo. Ora sto molto meglio, tesoro. Se non ci fossi tu, non saprei cosa.
Che cosa? Stavo proprio per... Come osano disturbarci proprio in questi momenti? Ora li mando via all'istante. Ma chi? Sono loro. Stavo cercando i Falna, forse dovrei dire eccetera. Quanto tempo è passato, professor Gast? Oggi, come hai fatto? Credetemi, è stata davvero dura riuscire a trovarvi. Ho aspettato 2 anni, quanto desideravo una cavia. Una nuova cavia? Stai parlando di Aeris? Chiama Aeris? Ma che bel nome. Vattene via, io non lavoro più per la Shira. Mi hai capito, Ogio? Ti prego, Aeris non vi ha fatto nulla. È me che vuoi, giusto? Ho bisogno di te per i miei esperimenti. Non riesco a capire, professor Gast. Cambieremo il futuro del pianeta. Tranquilla, Ifanna, me la vedo io. Vi prego, non ribellatevi. Non ho intenzione di ferire le mie preziose cavie. Ma che bella telecamera. Guardia, distruggila. E poi sapete com'è andata a finire. Ifanna, scappa! L'ho sparato a Gast. È un vero tesoro, perché lui prende il videotape con tutte le informazioni, uccide Gast, Ifalna riesce a scappare con Aerith, ma sapete che fine ha fatto poi Aerith nel momento in cui è arrivata a Midgar. Prendiamo un turbo etere. Qua non abbiamo, sembra altro di cui dover e poter controllare, esatto. E abbiamo scoperto le origini. Adesso. Bisogna andare alla locanda. Opla. Questi nudi sono. Sentito della ripida collina di questa città? Dicono che è vietato andarci. Ah, sì, ok. Poi attenzione, non avvicinarti troppo o brucerai. Si dice che sul grande ghiacciaio vive una donna delle nevi che odia l'acqua calda, ma credo sia solo un mito per spaventare i turisti. Ehi, cos'è? Mi fai impazzire. Restroom. Sai cos'è un cetra? Che cosa sono i cetra? Vediamo, è lo stesso di dire gli antichi, giusto? Si racconta che uno di loro vivesse in questa città, si chiamava Ifalna e conosceva moltissime cose. In che senso? Mi hanno detto che fu rapita dalla Shira, condotta a chissà quale posto. Qua loro comunque erano a conoscenza. Questi sembrano Johnny. Proverai un enorme cratere. Esatto, il Northern Crater. Veniamo da Costa del Sol per fare dello snowboard. E dormiamo. Perché qua è molto famoso per... è la zona turistica per quanto riguarda gli snowboard e gli sport invernali, chiaramente. Non andare, c'è una discesa molto ripida. È pericoloso. Grazie per la tua gentilezza. Hai del tempo libero? Volete che ti insegni come andare sullo snowboard? Ah, snowboard? Non serve. Casino in arrivo? Ah, Elena. Eccoli lì, presto. Sì, signora. Stavolta non ve la caverete. Che sta succedendo? È un segreto, e comunque non importa. Non dovevate ferire il mio capo. Stai parlando di Zeng. Non siamo stati noi, è stato Sephiroth. No, bugiardo, vuoi provare a fregarmi? Non sto mettendo, te l'ho detto, è stato Sephiroth. Non fare l'innocente, non ti perdonerò mai. Uffa. Sembra che parlare con voi non serva a niente, vorrei dire che ti insegnerò a soffrire. Solo tu ed io. Va bene, me ne occupo io. Non riuscirei a evitare il mio pugno. Aspettate, eh. Aspettate. Ok. Per evitare il pugno, direzione. Ecco, mannaggia. Ok,
Perché? Non capisco perché non l'ha evitato. Comunque, non c'è modo di arrivare al ghiacciaio. Metteteli in una delle case del villaggio. Dovevo schiacciare subito a sinistra. Ma chiaramente ho ceffato. Ti stavo leggendo. Se voi premete subito il tasto cerchio e premete poi la direzione, normalmente a sinistra, evitate il pugno. Infatti lei si stupisce del fatto che non l'abbiamo evitato. Siamo sotto legge marziale. Mi prendi a calci. Come vuoi tu. Dai, non ti arrabbiare, faccio il mio lavoro. Poverini. Adesso è il momento di prendere l'unico modo che... l'unico strumento che ci permette di andarcene. Ti darò il mio snowboard. E visto che non possiamo andare via dalla cittadina, dall'entrata principale, lo possiamo fare da qua. Frena, salto, quindi salto così, freno così, ok. No, grazie. Ed è crashato. Alla grandissima, direi, no? Ora eviterò il pugno stavolta. Pronti? Ai posti? Eccoci! È rotolata giù. Visto che io sono molto fortunato e neanche col salvataggio spagnolo, nemmeno eliminando tutte le mod, nemmeno pregando la Madonna della Guardia, nemmeno picchiando un capretto e sacrificando... sto scherzando, chiaramente. Non c'è modo di fare e di superare l'ostacolo dello snowboard. Non lo carica, crasha. E quindi ci affidiamo di nuovo al nostro amico spagnolo. Il nostro amico spagnolo che io credo abbia un salvataggio... L'area dei Soclos, che non è la 1, non è la 2, ma mi auguro sia la base Acantilado de Gaia. Mi auguro. No, è troppo avanti, mannaggia. Vabbè. Che ci posso fare, raga? Qua siamo già arrivati... siamo già ai piattelli qua? Siamo già ai piattelli, non ci credo. E che cavolo, no, fermi tutti. Fermi tutti. Riproviamo. Proviamo con l'altro salvataggio. Sono due. Uno è pre e uno sarà post, mi auguro. Post snowboard. Quindi... non area di Icyclos, no area di Icyclos 1, ma sarà area di Icyclos 2. Ok, area di Icyclos 2, tecnicamente è giusto, perché questa è la parte di snowboard. Ragazzi, mi scuso tantissimo, tutta la parte della Valle Innevata è andata perduta. È crashato, non l'ha salvata, l'ho fatta 30 volte, continuava a crashare, continuavo a svenire nella neve. Ci ho impiegato 2 ore e 40 per non fare di fatto nulla e tutte le altre programmazioni della giornata probabilmente o saranno rinviate o saranno dilatate per colpa di questo. Vedete solo la Dead Cat Materia, quindi... Alexander non l'avete vista, non la vedrete, mi dispiace. Andate dalle Springs, poi andate nella Caverna Nord, la trovate. Un elisir, una pozione, una all materia. Queste sono le cose che non avete potuto vedere a schermo. Mi dispiace solo per Alexander. La Dead Cat, che è la cosa un pochettino più nascosta, però quella sono riuscito a farvelo vedere. Mi dispiace, ragazzi. È così, quando si lavora con le mod, purtroppo è così. Io odio questa materia. È qua. Come fai a vederla? Ditemi voi, come la fai a vedere? È di una complessità terrificante, che è colpo plus. Abbiamo preso tutto quello che c'era da prendere qui. Probabilmente non avete avuto il commentary durante Alexander. Mi dispiace di questo, ma ero al telefono e non potevo fare altro. E quindi finalmente ora ci sono due opzioni: o sveniamo o torniamo al rifugio.
a piedi. Ah, ok, la grotta è qua, perfetto. Oh mio Dio, non mi sembra vero che abbiamo finito sta parte. Mamma mia, che sollievo. Che sollievo. Ok, adesso il punto non è, cioè non è che è finita qua. Sarebbe finita qua, sarebbe stata fantastica. No, bisogna fare le Guy's Cliff. Allora, dobbiamo, questi sono la nostra temperatura corporea. Quindi ogni volta che noi arriviamo a una sporgenza, premiamo come dei disperati quadrato e facciamo aumentare il nostro calore corporeo. Più o meno 38 va più che bene. Intanto saliamo. E se l'avessero saputo i due scalatori che bastava fare step a quest'ora, avrebbero avuto quei problemi. Ok, fatemi mettere però una materia a cloud che è morph. Ti prego dimmi che ce l'ha morph. Ah, oh, mi è preso veramente un colpo. Si chiama muta. Ok. Allora, qui prendiamo un fiocco, che il fiocco è veramente esagerato perché protegge da tutti gli status anormali, qualunque. È veramente eccezionale, averne tre è il sogno dei sogni. Poi prendiamo il giavellotto che è per Sid. Spingiamo la roccia. E vai, abbiamo preso soffio magico. Alleluia. Fuoco sacro. Mamma mia che fatica che ci abbiamo. È stato veramente complicato farlo con muta. Però alla fine abbiamo preso fuoco sacro. Andiamo avanti. Ok, ora andiamo prima in alto, poi andiamo a destra.
quando ci verrà chiesto. E andiamo ancora su. Allora, è la parte delle stalattiti, se non dico una cavolata questa. Un punto di salvataggio, non mi sembra vero. Eccoci qua. Allora. Un elisir. Allora, se io non dico una che qua, potremmo scontrarci con un Malbolo. Esattamente. E noi abbiamo bisogno. Perfetto, alito fetido a posto. Risolta. Benissimo. Tostissimo. Fire armlet. E le stalattiti. Colpire la stalattite farà cadere, ovviamente. E sei in uno di quei tondi che avevo visto all'entrata prima. E infatti, finalmente abbiamo fatto cadere tutte le stalattiti. Quindi, una volta fatte cadere tutte le stalattiti, prendiamo lo scrigno. È un megalisir. Ok, è tradotto male in inglese. In inglese dovrebbe tipo dire The last Elisir, qualcosa del genere. E scendiamo stavolta. Una volta scesi, avendo fatto l'ultimo, possiamo aprire questo ultimo scrigno. Che è un'adrenalina. Salviamo assolutamente perché è stato veramente lungo, cioè mezz'ora ci abbiamo messo per fare veramente una piccola caverna, ma tra i combattimenti, i pipistrelli, le cose, è stata una cosa veramente lunga. Questa volta possiamo proseguire da questa parte. Unsword è. Vada per Cloud, che tecnicamente però ha un sacco di slot, ma fa meno male rispetto a quella che ha in questo momento equipaggiata. Quindi io personalmente andrei così. Oppla là, di nuovo. Prendere un sentiero qua non cambia praticamente niente. Se andiamo su, se andiamo a destra, non cambia assolutamente nulla. Finalmente volevo andare su.
Posto, via. Uff, dovremmo essere alla fine. Dovremmo essere ormai sopra. Qua ci sarebbe tutta una conformazione di, tra virgolette, premure da prendere, quindi mettersi l'Aurora Armlet, mettere, utilizzare le... Insomma, è un po' una questione un po' complessa, perché Schizo non è proprio uno di quei boss super facili. Però io confido di essere abbastanza grosso da potermi permettere di andare dritto. Torniamo giusto, tipo lui che abbia c'è qualcosa che non quadra comunque, perché è impossibile che io non abbia materie gelo, a meno che proprio fuoco, meteoro, fuoco, veleno, cura, ghiaccio. Ah, ok, c'è la red, a posto. C'è la red. Una delle copie di Sephiroth. Si trasforma in schizzo. Ok, allora. Per prima cosa, difesa totale. Proviamo un alito fetido. Non mi ricordo, onestamente. Poi, allora, la testa. Ovviamente non è servita a niente. Proviamo ad andare avanti a beta. Poi, fira. E Blitzaga. Ok, sì, infatti uno l'assorbe, uno no. Va bene. Sì, continuiamo di Blitzaga su quella testa lì e via. E meniamo quella testa lì e buonanotte. Andiamo da Gigas. Lo lasciamo un po' libero di fare un po' quello che vuole. Lui insisterà così.
Ok, una testa ci ha lasciato. Ora, tecnicamente... dovremmo poter fare dei grossi danni fuoco ora questa qua. È stato complesso ma non impossibile, ecco, insomma. Torniamo assolutamente indietro a salvare, come non ci fosse un domani. Ok, e direi che ci fermiamo qui per questo episodio. È stato veramente un... davvero, davvero travagliato. Nel prossimo episodio andremo contro Genova Death e Neo Bahamut. Insomma, ci saranno cose un pochettino serie. Vi ringrazio per essere stati con me. Mi scuso tantissimo per quella parte mancante, ma veramente è un delirio ultimamente. Vi auguro una buona serata. Un trifoglio per te, uno per me. Vabbè, ciao ragazzuoli. Buona serata.